È uno dei principali avvenimenti sportivi dell'anno, la scalata al Castello, 44esima edizione con Fabio Sinatti. Che edizione sarà? Ma direi come al solito una manifestazione, un'edizione importante da un punto di vista tecnico, da un punto di vista anche spettacolare. Insomma, ecco, è una giornata, un pomeriggio di grande sport che inizierà alle ore 16 del pomeriggio con il settore giovanile, poi sarà la volta degli amatori che sono già, hanno superato il limite che avevamo preventivato, quindi hanno superato già gli oltre 400 iscritti, mentre noi volevamo intorno ai 300, insomma, ecco. Poi dopo ci saranno le due gare internazionali, quella femminile alle 18:15 e alle 19 la gara clou, quella maschile, che come al solito prevede sempre la presenza di grandi campioni sia a livello, diciamo, nazionale che a livello anche internazionale. Ma ci sarà una differita comunque Rai, e comunque sia, diciamo, anche l'emittente di Arezzo TV sarà presente in quella serata lì, quindi avrà le immagini che farà vedere, diciamo, in primissima serata la scalata al Castello, quindi sarà l'occasione anche per rivedere questo spettacolo che pomeriggio ha offerto alla cittadinanza di Arezzo. Noi ci auguriamo ovviamente che sia una giornata diciamo con tanto pubblico, come abbiamo visto in occasione del Giro d'Italia, non in quella maniera ovviamente, ma insomma, ecco, dalle nostre parti, diciamo, potrebbe essere l'occasione buona, anche perché la presenza di Stefano La Rosa, che è uno degli atleti maggiormente accreditati azzurri anche a Rio, cercherà di fare la sua parte. L'anno scorso perse per un soffio la volata della vittoria della scalata al Castello. Quest'anno avrà, come al solito, alle costole grandi keniani, grandi, diciamo, personaggi dell'Africa che non daranno vita facile. In campo femminile abbiamo la vincitrice dello scorso anno, una lugandese particolarmente aggredita, però ci abbiamo anche le italiane, che come la Barbera, campionessa italiana di cross e fra i migliori, diciamo, specialisti del settore. Insomma, quindi sarà una giornata, un pomeriggio di spettacolo. Infine, che cosa porta un evento come questo per la città di Arezzo? Ma rispetto alla maratona città d'Arezzo, rispetto anche ai prossimi campionati italiani che ci saranno a luglio, dall'8 al 10 luglio, ovviamente porta forse un po' di meno, ma sicuramente porta l'immagine giusta, l'immagine che può essere poi distribuita a livello nazionale, perché anche la presenza Rai, questo ci aiuterà ovviamente a diffondere l'immagine di Arezzo nel mondo. E soprattutto direi anche, perché no, avvicinare molti appassionati di questo sport anche alla nostra provincia. Noi sappiamo che la presenza di questi campioni porta anche persone comuni dalle altre province toscane, non soltanto, a vedere questa manifestazione, perché è una delle pochissime in Italia che ancora si disputano in circuito con questi grandi nomi.